Diciamo che sto rispondendo a Marcel, ok? Che è un bravo youtuber verace, a me piace molto, infatti lo seguo e a me piace molto, a parte quando parla l'inglese, perché con l'inglese non lo capisco, mi spiace. Però è simpatico, è bravo e... No, ma si pone dei dubbi veramente penetranti, tant'è vero che ma... No, che ma me le... Che mi ha colpito comunque, no? E quindi allora, provo a rispondergli nel senso che io non lo so, manco io se è una risposta così che la butto nell'aria per cercare magari io di arrampicarmi negli specchi, magari, però per difendere la mia fede in Cristo, in sua madre immacolata e tutto, può darsi, ma anche sì. Mi do queste risposte per cercare, perché altrimenti se togliamo pure Gesù Cristo qui, ragazzi, ma non perché uno ce lo deve avere per forza. Però capite che siccome il mondo sta andando colao docet per quello che ha detto cose atroci, ma pure prima Cingolani, insomma come sta andando il mondo, Soros, tutto quanto, e qui c'è da preoccuparsi, no? E allora uno da qualche parte si deve acchiappare. Ciao Masacco, guarda, dovrebbe essere l'opposto quello che cerco di dire, è che praticamente Gesù Cristo, se noi vediamo, è un uomo veramente coraggioso, ma tutta questa gente che si dice di essere seguitori di Cristo, no? Perché quello significa cristiano, no? E in realtà non hanno le palle e quindi si adattano a un'interpretazione della Bibbia che gli dice di non fare niente, quando anche tu poi hai elencato gli esempi. E dove Gesù, insomma, non era molto così, insomma, soft. Io calcolo fino a 5 anni fa non credevo, però siccome sentivo moltissimo che il sistema sta diventando veramente violento, l'unica cosa che mi ha dato veramente coraggio è stato quando ho letto la Bibbia. Quindi io non è che lo sto attaccando, il problema è solo come viene interpretata questo libro, no? Ovviamente, a seconda della nostra natura, se sei un moscio, lo interpreti in modo da non dover fare niente. Se sei un duro, ovviamente, come me, lo interpreti, insomma, prendi le parti che... Però questo per dire che a me la Bibbia mi ha dato il coraggio, soprattutto dopo il 2020, quando ne ho contattato Eliseo Bonanno, e lui mi ha fatto capire che non c'è da avere paura per quello che sta succedendo, no? E beh, va affrontato senza paura, no? E io si vede che non avevo capito bene fino a quel punto. Poi ovviamente io mi sono staccato, scusa, ho dovuto interrompere, mi sono staccato da Eliseo, però comunque io lo ringrazio per avermi fatto capire questa cosa qua, di non aver paura di quello che stanno per farci. Però il problema con Eliseo era, per questo mi sono staccato, che lui dice, come ho detto in altri video, che sta aspettando Gesù Cristo che ci tolga da questo inferno, insomma, che sta per arrivare. E quindi Eliseo, e quindi la fede, diciamo, mi ha dato il coraggio per andare avanti in questo inferno, perché è veramente terribile la situazione, no? Se uno ci pensa, siamo di fronte a una macchina impressionante, diciamo, e pensare di contrastarla è impensabile. Però se hai la fede, diciamo, se tu credi in Dio, per dire, tu sai che Dio ti sta guardando e sta vedendo che tu, nonostante l'impossibilità dell'impresa, tu comunque stai dando il massimo. E dopo Gesù Cristo, una persona che io considero come mio eroe è stato un certo Bill Cooper, che parlo nei miei video, no? Lui, nonostante si trovava completamente isolato, ha avuto il coraggio di comprarsi lo spazio in una radio e di fare una trasmissione storica in America per 10 anni, dove proprio all'inizio della trasmissione lui diceva che questa trasmissione ha segnato il mio fato, questo che sto per dire. Io già so che, insomma, tutti mi attaccheranno e alla fine verrò ucciso, perché stava dicendo la verità nuda e cruda. E lui sapeva, anche se lì in America hanno le armi e tutto, si potrebbero mettere insieme per contrastare questo governo, diciamo, questi mostri che ci stanno a levare tutto, sapeva benissimo, perché quando si trattava di dire a questa gente armata, diciamo, che sono in difficoltà, venite un attimo qua, lui vedeva che alla fine solo quelli veramente fedeli, magari
andavano ad aiutarlo, per dire. E quindi lui capiva benissimo che stava completamente da solo, però lui era un credente, lui credeva in Dio, in Gesù Cristo, no? E quindi a lui non gli fregava niente di come, cosa avrebbero fatto gli altri. Lui voleva, capito, vedere, per lui, voleva avere la coscienza pulita, no? Nel senso che quando, sì, questa bella vita finirà, questa esperienza materiale finirà, alla fine lui, vuole avere la coscienza pulita di fronte a Dio, no? Così potrà dire che ha fatto tutto, e quindi aver fatto tutto, e lui i parenti, cioè la moglie e i figli, l'ha dovuti anche spostare dall'America, perché si aspettava da un momento all'altro che lo venivano ad ammazzare lì in casa, da dove trasmetteva, da questa radio, no? Eppure ha continuato, anche con la sofferenza di non vedere più la moglie, la figlia e le figlie. E questo perché credeva in quello che stava facendo. Per dire, no? Io che faccio questi video ormai da anni su YouTube, soprattutto molto più intensamente da quando ho cominciato a credere, diciamo. Cioè, fare questi video che sto facendo io non è uno scherzo, perché ad un certo punto tu dovrai confermare le palle che stai dicendo così a parole con i fatti. E i momenti piano piano stanno arrivando a quel punto lì, dove tu praticamente non hai nessun guadagno materiale a fare questo che sto facendo io. A parte che non ho mai avuto e non mai ho chiesto niente a nessuno. Però ad un certo punto si dovrà affrontare proprio apertamente il nemico, no? E il nemico ti dirà: devi stare zitto. E io non lo starò zitto fino alla fine. E questo coraggio me l'ha dato la fede. Perché se tu vedi di fare solo la cosa che razionalmente sarebbe più sicuro fare, non faresti quello che faccio io, okay? Che fanno anche qualcun altro, diciamo, senza, capito? Semplicemente perché è una cosa giusta da fare, no? Cioè, dire la verità così cruda, così com'è, no? Che anche tu, Marcel, dici: se non ci fosse Dio bisognerebbe inventarlo, perché l'uomo ha bisogno di... Giustamente. Però adesso mo che noi inventiamo Dio, dopo diventiamo un po' gnostici inconsapevolmente, non lo so. Comunque andiamo avanti. Beh, lo gnostico, diciamo, quella G che c'è nel logo anche dei massoni, perché loro si pensano che con la conoscenza possono diventare Dio alla fine, no? Quindi loro, i gnostici, cioè i massoni e tutta questa gente qua che ci controlla, praticamente mette al centro l'uomo, ok? E io invece sto dicendo l'opposto: noi dovremmo mettere Dio. Okay, quindi, ed è buono fare questa cosa qua, anche se non si crede in Dio. Adesso stiamo parlando tra persone mature, però insomma, se mai dovessimo creare un sistema, noi così dovremmo proprio letteralmente credere in Dio, che altrimenti molte pecore, se gli dici questa cosa qua, che dovremmo anche inventarlo, magari non capirebbero questa cosa. Però ecco, questa modalità di essere cristiano, per dire, ti fa dire, quando hai fatto un qualcosa, per dire, che hai raggiunto un obiettivo, tu dici, dici grazie a Dio, no? Che mi ha aiutato a fare questa impresa, diciamo, no? E non ti prendi tu il merito, no? Come farebbero quegli altri, diciamo, gli gnostici, quelli che non credono, per dire. E questo ti rende molto più umile, no? E non andresti mai oltre quelle regole, per dire, che sono scritte nella Bibbia, che, come sappiamo, se diciamo seguite quelle regole, questo mondo sarebbe paradiso, diciamo. Vabbè, paradiso per noi, insomma, che abbiamo una certa natura. Poi la maggior parte della gente che ha di un'altra natura, diciamo, che vogliono fare quello che cazzo gli pare, sarebbe inferno, ovviamente, le regole. È lì che dobbiamo capire se Gesù è esistito o non è esistito, perché comunque sia, fonti cantanti, Gesù, si parla di questo uomo anche nel Talmud, ma se anche il Talmud è cavalcato dalle elite, che anche lì ci hanno rimesso il Talmud per lasciare comunque delle tracce di dubbio, perché dopo gli sarebbero servite nel corso dei secoli per sdebitare, perché tanto prima o poi i cristiani sarebbero dovuti
di essere distrutti perché magari qualcuno si montava la capoccia veramente che ci avrebbe veramente creduto in nome di Gesù Cristo e avrebbe fatto pure le crociate, si sarebbe fatta ammazzare in nome di Gesù piuttosto che fosse questo. Non so se mi sono spiegato. Queste eliti che avrebbero preparato per secoli e millenni questi piani che si sarebbero poi rivelati in Apocalisse, se non ti fai questo non puoi comprare, eccetera, eccetera. Queste elite. A chi pensavano? Erano buoni di cuore, pensavano ai loro proprio 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 pronipoti? Quando erano bravi sti nonni della volta, ste elite. Loro, diciamo, sanno come è fatta la natura dell'uomo e sanno che questi sono i tempi da usare, piano piano. Anche perché non è che hanno tanta fretta, perché sono comunque in controllo. Noi siamo totalmente inermi, insomma. Quindi possono anche prendere il loro tempo. E neanche più di tanto, visto il ritmo che hanno preso ultimamente, diciamo. Quindi, per concludere, Masacco, dove sono i cristiani che come Cristo, cioè i seguitori di Cristo, si sono come Cristo è finito nella croce, no? Per aver detto la verità fino in fondo? Nelle chiese con le mascherine? Cristo avrebbe messo la mascherina? Non credo proprio. Quindi questo è il dubbio, diciamo, dove sono i cristiani, quelli che dicono di credere in Cristo? Cristo era uno cazzuto, per dirlo così, insomma, in modo simpatico, no? E dove sono i cristiani? Stanno in fila al supermercato con la mascherina? Hanno paura di avvicinarsi l'uno con l'altro? Il prete là gli dice che Gesù avrebbe messo la mascherina? Portano i loro figli nella scuola di Mammona, di Babylon, dove gli insegnano a masturbarsi, a cambiare sesso, tutte queste cose qua. E a mettersi sempre la museruola, a non respirare. Dove sono i cristiani? Che fine hanno fatto? Io quando vedo, per dire, quello che ha fatto Gesù, ho i brividi veramente. Cioè, una persona così coraggiosa, così giusta, no? Mi fa venire veramente i brividi, no? E vorrei avere quel coraggio, no? Ad affrontare veramente senza paura il male, diciamo, no? Non ho trovato nessun'altra filosofia dell'uomo che possa mai arrivare a quel livello di giustizia che mi riempie proprio il cuore, no? Quindi io non metto in dubbio Dio assolutamente, ma metto in dubbio l'uomo che dovrebbe sempre fare quello che è giusto, no? E dal 2020 stiamo vedendo, insomma, a che livello, insomma, sono arrivati. Anche i fedeli, diciamo, non hanno paura a seguire quello che ha fatto il loro Dio, no? A finire in croce, insomma, a andare comunque contro quello che è male, quello che la menzogna, diciamo, no? E Gesù, per dire, poteva benissimo chiedere a suo padre di fermare gli uomini e non finire dove è finito, no? Ma non l'ha fatto, no? Ha avuto il coraggio fino alla fine. Di fare quello che è giusto, che alla fine questa è una situazione che ci troviamo anche noi, perché noi siamo veramente isolati e pochissimi. Organizzarsi in qualche modo per contrastare questo male è impensabile. Quindi un cristiano deve affrontare quel momento lì della croce che sta per arrivare, diciamo, nel miglior modo possibile, diciamo. Ma non sacrificarsi totalmente, però comunque io non sono perché insomma qualcuno, cioè Dio, faccia quello che dovremmo fare noi, cioè affrontare questa cosa con coraggio, tutto qua. Ma quando io parlo così di insomma difendersi da questi mostri, eccetera, non lo dico perché mi aspetto che insomma la gente mi segua o qualcuno, noi mai possiamo migliorare questo mondo, insomma, visto lo stato in cui ci troviamo. Però, ecco, e credo che sia giusto, comunque, è un diritto naturale, per noi quello di difendersi, diciamo.
anche se non servirà a niente a, diciamo, a risolvere o a salvare il mondo, io credo che sia giusto difendermi piuttosto che aspettare, non fare niente e lasciare mio figlio, per esempio, senza fare niente a non respirare e a fargli fare tutte quelle cose là, perché tanto, perché insomma ci penserà Dio a non avvelenare mio figlio, a salvare me, eccetera, eccetera. Questo secondo me è una scusa per quelli che non hanno le palle, diciamo, di affrontare quello che dovrebbe affrontare un cristiano, diciamo, cioè affrontare il male con coraggio, senza paura. Ok, grazie del video e spero di aver risposto. Ciao.